Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con Sifu. Dunque ragazzi, come detto nell'ultimo episodio, ho ripetuto la primissima missione, sono riuscito a mantenere l'età di 22 anni e ho già giocato la seconda, ma hanno massacrato. Quindi siccome è un gioco che va ripetuto più e più volte per riuscire a migliorarsi, a potenziare il personaggio, diciamo che un po' di pratica l'ho fatta, anche se è veramente un bordello, raga. Quindi si parte con la seconda missione, età 22 anni. E naturalmente ragazzi l'ho già giocata, quindi so già come muovermi, molto probabilmente parlerò pochissimo ragazzi nei combattimenti perché necessita veramente di tanta concentrazione, è veramente un bordello come titolo. Ok ragazzi, dunque riproviamo, non ho sbloccato una mazza però va bene, poco importa, vediamo un attimino. Sì che ci vuole, allora mi ha appena ammazzato, mancava un pelo a distruggerlo il bastardo ragazzi, il boss. Dai, cazzo. Non può essere così complicato già il primo, che cazzo è? Vabbè. Ok, allora eliminiamo questo. Ragazzi, non parlerò tantissimo nei combattimenti perché sennò mi deconcentro, quindi... Se vuoi morire, cazzo. Ok. Allora, questo stage l'ho già fatto più e più volte, ragazzi. Quindi... so già dove muovermi e so già le scorciatoie. Quindi utilizzeremo le scorciatoie, assolutamente. Niente di... niente di più semplice, quindi... Figlio di puttana. Ok. Andiamo qui, Perry. Ok. Perché non me li afferra quelli a terra? Non capisco a volte. Ma quel che cazzo vuole? Dai, elimina questo stronzo. Ok. Là. Perfetto, c'è sto stronzo che è abbastanza tosto. Alziamo le difese, pariamo al momento giusto. Qua, perfetto. Ora c'è sta qua che è abbastanza tostarella, ma non impossibile da eliminare. No. Schiattarci. Ancora niente? Non gli abbiamo fatto ancora danno? Che cazzo, com'è possibile? Dai, dai. Ok, è andata. Abbastanza in rapidità. Vai zio, vai zio. Ora andiamo... sblocchiamo qualcosa. Tipo... Padronanza dell'ambiente che non è male. Dov'è? Mi sa che non ho abbastanza punti esperienza perché giustamente... non ho riaffrontato il primo stage. Voglio vedere se riesco senza aver sbloccato niente, raga. Come detto, focus ginocchiata, ma no. Intercettazione gancio, lancio invertito, doppio affondo. Non sbloochiamo una sega qua. Allora, perfezionamento armi. Ok. Perché il boss che andremo ad affrontare, raga, utilizza un bastone, quindi ci serve per forza. Mi sta veramente mettendo a dura prova questo titolo, ragazzi. Allora, io sto usando la scorciatoia a manetta. Saltiamo tutto il restante, che tanto è un continuo pestarsi. E oltretutto, andando per questa strada, praticamente saltiamo anche un piccolo boss che è un po' una rottura di coglioni. Allora, sono pronto. Qua ci sono tre stage, tre prove da affrontare. Ok. Un po' scura la situazione, ma si rillumina presto. Allora, primo stage è pieno di stronzi. Aia. Ok, raccogliamo un attimo il bastone, va.
Aghia cazzo. Là. Via, 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 mattone. Là, perfetto. Dai zio, dai zio. Dacci, dacci dentro. Ok. Ok, recuperiamo anche un po' di salute. Qualcuno, no, così alle spalle, sei una vigliacca di merda. Cazzo. Oh, sono toste ste tipe. Via, via, via. Ah, ma ha spezzato l'attacco. Pezzo di merda. Ma mi sa che qua, raga, ci tocca, Ci tocca, ci tocca. Lo sapevo. Ci tocca morire. Momento, posso sbloccare qualcosa? No, 4,50. C'è 4,85. Sblocchiamo una sega, sblocchiamo. Va bene. Dai, che ci siamo con questo, ok? Quanti ne abbiamo ancora? Ok, ci abbiamo fatto. Il primo stage è andato. Sin. Your master's mind is broken. He will drag you and all the others down into the abyss. Look around you. You don't look so different to me. If you didn't want to fight, why did you come this far? Sì, vabbè, ha fatto tutta sta strada per spaccargli il culo, ma per ora la sta vincendo lui. Ok, allora ci tocca combattere ora contro una tizia con un bastone. Comunque ci sono sempre andato vicino a eliminarlo, lo stronzo, eh. Vaffanculo, stronza. Mettiamo anche sta rovina qua, perché è importantissimo il focus, raga. Ok, non vuoi fottermi, buttarmi a terra, pezzi di merda. Ma ci vuoi morire, ragazzo? Ti manca poco. Ok, andata. Vabbè, teniamo il nostro bastone. Ora ce ne sono altri due tosti e poi affrontiamo il boss. A scorciatoia abbiamo tagliato parecchi stronzi, che comunque conviene farli, affrontarli quando si ha intenzione di potenziare a manetta il personaggio. Questo è essenziale. Ora, il mio scopo è riuscire ad andare avanti, naturalmente. Qua c'è la cassetta, ragazzi, l'ho già sbloccata, comunque la cassetta che ci aveva sottratto lo stronzo, il boss, il capo generale, dal dojo, quando appunto hanno ucciso nostro padre. Ah, barra focus, ok, devo... Cazzo. Questi sono un pro... No, mi ha preso il bastone. Puttana, via, 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 via. Mi serve qualcosa. Momento. Ma qua non c'è un cazzo, se non ricordo male. Dov'è? Dove sono? Ok. Va bene, va bene. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. L'importante è... Uscire. Ad affrontare abbastanza giovani lo stronzo, il boss.
cazzo. Ma in due così è tosta la situation. Ok, si è rotto il bastone, vaffanculo. No, no. Ci vuoi morire, cazzo? Ma ci vuoi morire, Dio Cristo? Sì, vabbè, dai, non reggiamo il colpo, abbiamo capito. Io volevo fare questa prova qua, a vedere se, appunto, non sbloccando potenziamenti, era fattibile riuscire ad uccidere il boss. Sbagliati. Vaffanculo, eri morto. Ma se ho difficoltà con sti stronzi. Oh, ora si andrà al boss. Quanti anni ci abbiamo? 30 anni, 29, quanti? Ho perso il conto. Ora qua devo sbloccare qualcosa per forza, 29 anni. Allora, 1150, arrivati a sti punti, sbblocchiamo pioggia di colpi, dai. Fanculo. Perché se non ce la facciamo, raga. No, che succede? Vabbè, padronanza delle armi, in teoria l'abbiamo sbloccato, però facciamo riacquisizione focus. Ok. Va bene. Speriamo bene, ragazzi. L'ultima volta che l'ho affrontato avevo dei bei potenziamenti. Mancava un colpo, ma non sono riuscito a darglielo. Ma massacrato. Sifu, my arms are yours. Te spezzo le braccia, stronzo. Leave. Comunque nello stato in cui sto giocando, raga, it represents a school for the weak and evil. Ah, recuperiamo subito un bastone. Dicevo, nello stato in cui sto giocando in questo momento, secondo me è tipo mezzo impossibile terminare il titolo. Anche se ho visto in rete che c'è gente che sostanzialmente è riuscita a bloccare, a finire il titolo in una run senza sbloccare roba eccessiva, quindi vuol dire che ci ha dedicato veramente tantissimo tempo a livello di di gioco. Perché no, mi si è rotta l'arma, cazzo. Questo perché non ho sbloccato il potenziamento di durata dell'arma. No, barra focus necessaria. Aia. No. No, ma perché? Ero imparata. Porca troia, vabbè. Età 33 anni. Not bad. Forse potremmo... possiamo ancora giocarcela. No, barra focus da caricare, cazzo. Distanza, non vedo una mazza. Ok, recuperiamo un attimo la barra nostra sotto. Ho rotto un altro bastone, cazzo. Vabbè, proviamo a mani nude. Cazzo. Dai, zio, dai. Merda. Ok, primo stage è andato. Via, concentrato. Ora ragazzi, mi sa che mi stoppo nel parlare, assolutamente. I thought he was unchallenged at that old bastard school. Who?
Non vedo. No. No. Merda. No, no. Sei ripetitivo, pezzo di merda. Questa dovevo parare indietro, invece no, niente, è andata male. Va bene. Concentrato, concentrato. Il mio errore qual è? Colpire a raffica e continuare a colpire. Invece ci vuole... Non bisogna aver fretta. Non bisogna assolutamente aver fretta. Aspettare il momento giusto. No. Ok. Vabbè, lascia un pezzo. E dai, ho schiacciato, ho schivato, cazzo! Ce la dovremmo fare comunque, raga. Cazzo, manca l'ultimo medaglione. Non vedo un cazzo. Bella lì, ce l'abbiamo fatta, raga. Ma vaffanculo. Ammazzalo, spaccalo. Stronzo. Ok. Ce l'ho fatta. Dunque, ragazzi, siamo riusciti a uccidere il secondo boss. Difficile? Sì, ma non impossibile. Metto le mani avanti, sono io che sono nabbo per quanto riguarda questo genere di titoli, di giochi. E il fatto è che non è un genere che mi appartiene, lo sapete benissimo, io sono tutt'altro tipo di videogiocatore. E non è che non apprezzo la estrema difficoltà, anzi, nei titoli stealth in privato metto di solito sempre difficoltà estrema, non nelle serie che ho portato, ragazzi, sul canale, perché sennò si dilungavano troppo, però nel privato di solito gioco a difficoltà estreme. Qua non si parla di difficoltà estrema, o per meglio dire, sì, difficoltà estrema, ma anche punitiva, quindi si indirizza più verso i videogiocatori che amano i Dark Souls e i Sekiro. Tra l'altro io di Sekiro ho portato qualcosina, ma ho interrotto la serie appunto perché o spaccavo qualcosa o cercavo di concludere la serie. Ho seguito le varie serie, le continuerò sempre a seguire, dei vari Dark Souls, Sekiro e compagnia cantante. Non sono quel tipo di giocatore lì che apprezza queste cose punitive a manetta, però questo titolo mi attira, forse perché ci sono di mezzo le arti marziali, sono appassionato del genere, quindi le animazioni sono una figata, il combat system è bellissimo, e il discorso dell'invecchiamento lo apprezzo tantissimo, è veramente studiato bene e quindi mi porta a giocarci un po' di più rispetto ai Dark Souls e ai vari generi di quel tipo lì. Però mi ci vuole veramente tantissimo tempo, nel senso che già di base ci vuole tantissimo tempo da dedicarci, io di tempo non ne ho tantissimo come ben sapete, ragazzi, quindi mi dovete dare il tempo quantomeno con calma e spero, ragazzi, di riuscire a concludere la serie, quindi c'è un grosso punto interrogativo in mezzo, con il tempo che mi necessiterà poi per migliorarmi e per perfezionare il tutto, per sbloccare vari potenziamenti, abilità. Quindi, ragazzi, direi di prenderla un po' alla larga con le mie tempistiche, con il tempo che mi necessita per riuscire ad andare avanti. Vorrei riuscire per l'appunto a concludere la serie, perché è un titolo che vale da un mio punto di vista, ragazzi. Direi che per il momento è tutto con Sifu e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!